comunque sono idee in qualsiasi momento, soprattutto da colazione. Quindi abbiamo fatto l'avocado con i pomodori, le sementa dedicato a James, poi abbiamo fatto dei fichi che invece che col prosciutto abbiamo messo con degli spilacci di carne secca con sotto niente, poi abbiamo cotto delle uova all'interno dei peperoni con un po' di sale e pepe. Adesso c'era rimasta l'altra metà dell'avocado, quindi ulteriormente non solo lo conservavo male, ma mi si ossida. Quindi sono rimasti due frigitelli. Allora facciamo, visto che ho parlato di guacamole, una sorta di guacamole. In realtà nella mia guacamole, più che il peperoncino, cioè più che il peperoncino tabasco rosso, io amo il tabasco verde. Quindi partiamo, io vengo con la telecamera, questo è curativo. Questo pane che è rimasto sulla griglia qui, che era caldo, dov'è? Qua. Ovviamente adesso si è asciugato, quindi è croccante. Lo metto ancora un pochino e cosa diventerà? Diventeranno degli stick per una guacamole, che di solito si mangia con i nachos. Questi falli molto piccoli, quasi tritati. La cipolla, anzi, non è, in realtà ci va la cipolla rossa, ma noi avevamo uno scalogno pelato. Che a Seba gli avevo detto, pelami uno scalogno. Lo lasciamo nell'acqua a fargli perdere un po' il forte, ma gli ancora acqua e aceto. Poi ci mettiamo un pomodorino tagliuzzato e facciamo una sorta di guacamole volante. La guacamole è stupenda veramente, poi dà la cremosità a tutto, quindi abbinata anche a altre cose abbastanza semplici, è stupenda. Ok, aspetta a metterlo dentro. Prima pestiamo l'avocado, ok? Quindi, eccolo. No, il mortaio deve essere pesante, così non si muove. Vengo su, ok? Vai. Questo sinceramente posso dirlo, ci avranno anche messo l'adesivo pronto da mangiare, ma a me l'avocado piace più maturo. Sì. Ci hanno fregato, ragazzi, ci hanno fregato. Oh, sì, va, ti devi muovere perché ci abbiamo poco tempo. Fai una cosa, sono più nervoso di te, ci penso io. Taglia il pane a pezzettini. Sì, un po' scivola perché ce n'è poco. Allora, diamogli qualcosa di struttura, ok? La cipolla. Come lo vuoi il pane a stick, hai detto? A stickettini in modo da dargli un po' di movimento. Mettiamo il limone. Non frullatelo, rompetelo sempre. Questo è un po' duro, ripeto, però adesso con questi altri ingredienti sarà più fermo. Ok, appena prende poi ci sa modo di lavorarlo. Un po' di sale, adesso ve lo faccio vedere, eh? Questo lo mettiamo qua. I frigitelli danno un profumo pazzesco che riprendono quello dell'alapegno, che è il peperoncino del tabasco verde. Quindi spezzetto tutto, lo faccio cremoso. Mi aiuto con una forchetta o un cucchiaio, Seba fa gli stick e ci mettiamo dentro giusto dei pomodorini rossi, visto che di solito ci vanno i pomodori dentro il tabasco, dentro la guacamole a dadini. Io ce ne metto solo alcuni perché gli altri li lascio, non mi servono. Ci facciamo una bruschetta. Quindi, quando manca poco, vieni da di qua, prenditi bene la luce. Bella? Sì. Ok, pomodorini inside, dentro, e abbiamo usato quasi tutto. Ovviamente abbiamo buttato tutto sul piano, quello che avevamo, e ci è venuta questa idea. Intervallo con gli stick, prendi anche l'altro, Seba. Sì. E poi stiamo scaldando la padella. Ultima cosa, giusto per farvi ancora più confusione in testa, ma almeno abbiamo tutte le idee che sono possibili realizzare con degli avanzi. Tabasco a gogo intorno. E poi il formaggio, bello freddo, sulla padella molto calda, in modo che possa fare la crosticina senza scioglierlo del tutto. Questo va accanto alle uova, scegliete voi cosa fare, l'importante è comprare tutto buono, in modo che quando vi rimane gli ingredienti e ci fate qualcos'altro viene comunque stupendo. Seba. Se fate bene la spesa, il ristorante migliore del mondo è casa vostra. Alla prossima puntata di Codice Rugiati, bravo! Oggi a Codice Rugiati abbiamo messo un simbolo nella cornice, sembra quello della pattumiera, in realtà è il riciclo. Abbiamo fatto una serie di puntate, ci sono rimasti degli ingredienti e ho detto facciamoci un patch. Quindi tante piccole cose, di pochi passaggi, semplicissime, quasi banali, per far fuori alcuni ingredienti o per dare idee a voi per un brunch, per delle merende, per degli sfiziosi stuzzichini, sia dolci che salati. Il primo abbiamo usato l'avocado,
tagliato a metà, privato della buccia con un cucchiaio in modo da prendere tutta la parte verde esterna, tagliato a fette spesse e il pomodoro a fette sottili, abbiamo usato un pomodoro camone, bello croccante, acidulo, un po' di tabasco verde per il piccante, servito su un pane multicereali perché James mangia pane e avocado. Poi abbiamo tagliato dei fichi in quattro con la buccia, belli freddi, serviti sopra con una carne secca sfilacciata, quindi che sia manzo, cavallo, fate voi. Mi era rimasto un peperone rosso, l'ho tagliato a fette spesse di 1,5 cm, l'ho buttato in padella con un goccio d'olio, rosolato appena da una parte, poi dall'altra, e all'interno della cornice di peperone abbiamo rotto le uova, in modo che si possano cuocere, rimangono un po' più spesse, prendono la forma di una margherita rossa, sale e pepe e prendono soprattutto il profumo del peperone. Servite con che cosa? Con un formaggio, mi era rimasta la fontina, ma un pecorino dolce va benissimo. Lo taglio a fette spesse, lo passo in freezer con la pellicola sopra per ghiacciarlo un po' e poi va in padella antiaderente senza grassi a prendersi la crosticina sopra e sotto senza sciogliersi perché è freddo. E poi qualcosa da colazione. Yogurt magro, quinoa soffiata, pere a dadini, mirtilli e nocciole, super energetico, ma con l'altra metà avocado abbiamo schiacciato in un mortaio con lime, tabasco, friggitelli, in ammollo dopo averlo tagliato a fettine in acqua e aceto se volete perdere un po' il forte, qualche pomodorino a dadini, sale, pepe, chi più ne ha più ne metta, gli stick di pane tostati, abbiamo fatto fuori il frigo e abbiamo fatto un sacco felice chi svegliandosi apre gli occhi e trova tutti questi colori. Questo è Codice Rugiati, se vi è piaciuto e avete il frigo vuoto, da domani potete fare la spesa e metterli in cornice, ciò che vi pare, alla prossima! Dovreste vedere la differenza tra una scarpa slip-on e la nuova Skechers Slip-ins a mani libere. Con le slip-on devo aiutarmi con le mani. Con le nuove Skechers Slip-ins le infilo e via. Il segreto è l'invisibile casa scarpa integrale. Così il mio piede scivola al suo posto. Solo da Skechers. Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale. Lo zucchero può causare le rughe. Lo zucchero. E le rughe. E allora? Nuovo Q10 siero doppia azione con Q10 GlicoStop aiuta a bloccare i danni dello zucchero, riduce e previene le rughe. Risultati clinicamente provati. Q10 siero doppia azione, la pelle per sprigionare il tuo potere, Nivea per la pelle. Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei che fosse amore. Ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Non mi sono mai colorata a casa perché sono una pasticciona. Semplice da stendere. Wow! Mi sento molto più giovane, ci sono riuscita e ho ottenuto un ottimo risultato. Nuovo Good, da Garnier. Want a Fanta. Want a Fanta. Want a Fanta. Partecipa al concorso, raccogli i punti e ricevi i calzini ufficiali Beetlejuice. No me hables de ese amor. Tutto ciò che vuole è Shiva. Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore. Sono felice insieme a te.
amici li amo anch'io, ma se ti chiudi fugge via anche l'ultima poesia. Scusa, che cosa hai detto? Che devo lasciarti. Tua madre ha scoperto che continuiamo a vederci. Ma quando l'ha saputo, chi è stato a dirglielo? No, mia madre è convinta che noi non ci vediamo più da allora. E allora qual è il problema? Ma perché vuoi lasciarmi? Perché, amore mio? Sì? Posso entrare? Sì, vieni avanti, Elisa. Permesso, Maria. Che cosa vuoi? De me. Sì? Serafina non è appena venuto a dirti che la cena è pronta. Sì, mia cara, è vero, ma volevo finire di leggere il giornale. Sto seguendo la storia dell'omicidio della sarta. Ma lo sai che non hanno ancora trovato l'assassino? Quello che prima o poi andrà a finire sui giornali è mio marito. Santo cielo, mi sta ossessionando con le sue scenate di gelosia. Beh, c'è da dire che tu hai calcato un po' troppo la mano, Elisa. Ma me l'hai detto tu che dovevo dargli una lezione, no? Sì, allora... certo, ma tu, scusa, sei andata a tirare in ballo il dottore. Ma come ti è venuto in mente di dire che il tipo che ti chiamava per telefono era il dottor Ignazio, per favore? Non lo so, beh, insomma, è stato il primo nome che mi è passato per la testa. Sì, d'accordo, ma sai che il dottore è una persona molto seria, eh? Si può sapere perché ti metti a ridere ora? Ma per quello che mi hai raccontato. A me non fa ridere per niente, papà. Eh beh, insomma, hai smesso di frequentare Rosina e tante altre ragazze e poi ti vai ad innamorare di una che fa anche lei la domestica. Ma, Angelino, sei perseguitato dal personale di servizio. Senti, papà, quando avrai smesso di ridere, voglio che parliamo sul serio. Sì, va bene, d'accordo. Avevi pensato sul serio a Silvia? È per questo che sto male, papà. Non ti va che ti abbia mentito? No, papà. Mi fa male. Silvia mi interessa veramente. Anche Rosina ti amava veramente. Infatti ha sofferto moltissimo quando l'hai lasciata. Stavolta sei tu quello che soffre. Non riesco ancora a credere che Silvia abbia potuto mentirmi a quel modo. Nemmeno Rosina riesce a spiegarsi le tue bugie. Stiamo parlando di Silvia, papà. Sì, evidente. A te non conviene che parli di Rosina. Guarda che io so di averle fatto molto male, ma mi sono pentito. Non credi che mi sia pentito? Sì, sì, certo. Ma il fatto che tu ti sia pentito non significa che tu non debba pagare i tuoi errori. Sai una cosa? Anche Alessandra mi ha detto questo. Molto bene. Io e lei siamo sempre d'accordo. Bene, ma ora cosa pensi di fare? Mi riferisco a Silvia, ovviamente. Ho detto addio a Silvia. Fino a quando? Definitivamente, papà. Allora non le vuoi bene? Sì. Sì, ed è proprio perché le voglio bene che non posso perdonarla.
Quella ragazza ti ama davvero. Me ne sono accorto quando l'ho vista da te. No. Silvia è molto povera, sai. E usciva con me perché sapeva che tu hai qualche soldo. Ti reputi così poco affascinante da pensare che... lei stesse con te soltanto per sistemarsi? No. Mi reputo sufficientemente intelligente per capire che mi ha preso in giro. Ti ha mentito, Angelo. Però ti ama. Tu sei convinto che sia così? Io credo che se lei mi avesse amato veramente, mi avrebbe detto subito tutta la verità. Forse non ne ha avuto il coraggio. Però tu stai facendo solo delle supposizioni. No, niente affatto, Angelo. Io ne sono sicuro. Lei è venuta a trovarmi in ospedale, me l'ha detto. Come ha avuto il coraggio di venire da te? Ne ha avuta la necessità. E non è stata una sfacciataggine. Silvia ed io ci conoscevamo. Solo quando l'ho rivista in ospedale mi è venuto in mente di averla vista più volte a casa di Alessandra. E sai una cosa? Mi piacerebbe avere Silvia per nuora. Dovrai tenerti la tua voglia, papà. Insomma, cosa sta succedendo, amore? Dimmelo. Per favore, dimmelo. È che... mentre venivo qua... avevo chiaro cosa avrei dovuto dirti. Ma ora ti giuro che non mi sembra affatto facile. Ma va bene, ma per me è ancora più difficile accettare quello che mi hai detto. Perlomeno ho bisogno di sapere perché vuoi lasciarmi. Spiegati. Alessandra, quando io ho cominciato ad avere delle ragazze, ogni volta che avevo deciso di chiudere con una, le dicevo ciao e stop. Ma capisco che con te è diverso. Perché non lo merito. Infatti è così. Tu meriti che sia sincero con te, che ti dica tutta la verità. E qual è la verità? Il fatto è che in questo momento mi accorgo di avere solo una gran confusione dentro di me e che... Sì, continua. Vedi, quando hai saputo che frequentavo Marcella, io ti ho promesso di lasciarla. E io ci sono andato da lei, però non sono riuscito a dirglielo. Continui a vederla. Sì. Quindi mi hai mentito ancora? No. No, sono qui proprio perché non voglio continuare a mentirti. Ah, adesso capisco. Vuoi lasciarmi perché lei ti interessa più di me? No. Ma è chiaro, Franco. No, Alessandra, purtroppo non ho più chiaro niente. Non ci capisco più nulla. L'unica cosa che so è che ti amo moltissimo. Però hai deciso di lasciarmi. Perché, vedi... anche lei sta diventando importante. Alessandra, te lo giuro, non so cosa mi succede con Marcella.
ma qualcosa mi sta succedendo. Ma certo, è più che evidente. Tu vuoi lasciarmi perché ti sei innamorato di lei. L'Argonauta ha un nuovo modo di scoprire le bellezze del mondo, insieme a tanti compagni di viaggio, esperienze, racconti, ma anche aneddoti che ci faranno emozionare, ma anche divertire. Non vi resta che salire a bordo e partire insieme a noi. L'Argonauta, tutti i giorni alle 23:30 su Donna TV. Dopo anni di ricerca, la colorazione reinventata. Garnier Good, un rituale di benessere. Fragranza avvolgente, texture cremosa, applicazione confortevole. Per un colore intenso, luminoso, a lunga durata. Garnier Good, ti fa sentire bene e si vede. Da Garnier. Usi ancora le mani quando ti metti le scarpe. Fai un passo nel futuro con le nuove Skechers Slip-ins a mani libere. Come un invisibile calzascarpe integrato, il mio piede scivola al suo posto, senza piegarmi e senza toccare le scarpe. Prova le nuove Skechers Slip-ins. Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale. Giorno dopo giorno, i nutrienti di Multicentrum Uomo e Donna 50+ supportano la funzione cognitiva e psicologica. Mantieni la tua mente attiva con l'avanzare dell'età. Scegli le formule 50+ di Multicentrum. Want a Fanta? Want a Fanta? Want a Fanta? Partecipa al concorso, raccogli i punti e ricevi calzini ufficiali Beetlejuice. Lo zucchero può causare le rughe. Lo zucchero e le rughe. E allora? Nuovo Q10 siero doppia azione con Q10 GlicoStop aiuta a bloccare i danni dello zucchero, riduce e previene le rughe. Risultati clinicamente provati. Q10 siero doppia azione. La pelle per sprigionare il tuo potere. Nivea per la pelle. Vorrei che fosse amore, amore quello vero. La cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei che fosse amore. Ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Non mi hable de ese amor. Tutto ciò che vuole è Shiva. Dopo i 50 anni, capita di sentirsi stanchi. Una delle cause è la difficoltà ad assorbire la vitamina B12, ma con Betotal Advance B12 ne ristabilisce adeguati livelli per riattivare la tua energia e fare quello che ti piace. Betotal, l'energia che non pensavi di avere. Ma abbi pazienza, che cosa pretendevi? Che gli dicessi che mi aveva telefonato un cretino qualunque. E poi scusa. Ho fatto il nome del dottor Ignazio perché pensavo che Serafino avrebbe capito che questo tipo misterioso non esisteva. E perché la finisse una buona volta, capisci? Ma intanto in ospedale ha fatto una figura terribile. Sì, è vero. E con l'iniezione che il dottore gli ha fatto non riesce nemmeno a camminare. Ma non ti credere, sai. Nonostante sia ridotto così, insiste, vuole scoprire un amante che non è mai esistito. Ah sì, avanti. Pensi di scendere a mangiare o no, Maria? Sì, certo, ora scendo, sta tranquillo. Se sapevo che eri in così brutta compagnia, non sarei entrato. Oh, che fai? Ricominci, Serafino. Maria, ti spiace dire alla tua cuoca che si astenga dal rivolgermi la parola? Senti, vuoi deciderti a smetterla una buona volta? Io ho smesso da un pezzo, non vedi che la ignoro la cuoca? Maria, rispondigli pure che la tua cuoca
continua a portare il nome di Elisa Suarez. Sì, per il resto del mondo. Per me invece no. Ma santo cielo, tu sei più pesante di un hamburger sì, con la cipolla. Sì, pesante, certo, perché io non l'ho accettato il tradimento. Sono diversi giorni che io sto portando una croce. Porto una croce sulle mie spalle. Ascoltami, per favore, Serafino. Sì, come no, tu comandi e io obbedisco, chiaro. Dunque, tu e tua moglie vi volete bene, eh? Fate la pace, sarà come se non fosse successo niente. Ci stai a fare la pace, Elisa? Non lo so. Allora, Serafino, vogliamo fare la pace, eh? Vabbè, sì, sì, sì. Su, avanti, allora adesso vi scambiate un bacio e ci mettiamo una bella pietra sopra, eh? Dagli un bacio, dai. Baciarlo io, mai? Una madrelegna non bacia mai un uomo se prima non l'ha baciato lui, scusa. Baciala tu, forza. Dai, sbrigati che la cena si sta raffreddando. Ma non stare lì a pensarci, muoviti. Bene, se io adesso ti do un bacino sulla guancia, tu mi dirai chi era che ti chiamava? Ma certo, figurati. Lascia che lo dica lei, Maria. Tu che c'entri? Me lo dirai, eh? Su, dai. Mi spiace, Serafino, ma non posso. Hai capito? Non vuole confessare. No, è che non posso. Ma si capisce, perché vuoi proteggere quel disgraziato che ti telefona. Ti stai sbagliando, ti stai ancora sbagliando. Ma allora chi è? Dimmi il suo nome. Neanche morto. Ma Elisa, tu devi dirglielo. No, Maria, io non dico per niente, capisci? Perché deve rendersi conto. Ma no, non lo so, ma vai a farmi sentire. Anche dal finale, una buona volta. Sì, sì, non stai in fondo della schiena per colpa sua. No, non mi sembra giusto che tu non voglia più vederla. Però è così. In fondo, quella di Silvia è stata una bambinata. Ma lei non è una bambina. Neanche tu lo sei. Sì, ma voglio dire che è abbastanza grande per sapere quello che fa, no? Tu eri consapevole del modo in cui trattavi le altre? Certamente, però in quel momento io ero pieno di odio, di rancore. Ma so molto bene che per quel rancore ho fatto tanto male a Rosina. L'hai quasi distrutta, quella ragazza. E per sua sfortuna è ancora innamorata di te. Me lo stai dicendo per farmi sentire ancora meglio? No, te lo dico perché tu possa comprendere Silvia. Non posso. Allora non la ami. Non posso perdonarla, papà. Come non potrò mai perdonare quelli che hanno ammazzato mio fratello. No, non fare questi paragoni, Angelo. Una volta mi hai detto che dubitavi dell'esistenza di Dio perché non aveva fatto giustizia per la morte di Alberto. Ma vedi? Dio esiste e te lo ha appena dimostrato. Eri in debito con lui per come ti sei comportato con Rosina. E Dio ha fatto giustizia. Ora che hai pagato il tuo debito, goditi in pace i sentimenti che provi per una ragazza che tra l'altro ti ama. Sei d'accordo, figliuolo? Rispondimi. Se Dio me l'ha fatto scontare, dovrebbe farlo scontare anche a persone peggiori di me. Ti stai riferendo ancora alla morte di tuo fratello? No. Parlo di un'altra persona che ha molte cose da pagare. Chi? Qualcuno che dovrebbe essere in galera da un pezzo. Di chi stai parlando? Per ora non posso dirtelo. Ma può darsi che tu lo sappia presto. Quindi Marcella non è più un'avventura. È diventata davvero così importante? Non lo so. Vuoi dire che non vuoi riconoscerla? Alessandra, se così fosse, te lo direi. Ma me l'hai già detto, con parole diverse. Ti ho detto che sono molto confuso. Comunque ti sei innamorato di lei. Diciamo che sento delle cose, che è un po' diverso. Quali cose? Guarda, non so, è proprio questo che mi sto domandando anch'io da diversi giorni. E non ti domandi niente riguardo a me? Molte cose, è chiaro. E che risposte hai trovato? Non lo so, Alessandra, non chiedermelo. Non ho delle risposte da darti. Sono solo molto confuso. Cerca di capirmi. E cosa dovrei capire? Che mi vuoi lasciare? Comunque non ho intenzione di lasciarti per sempre. E che ho bisogno di allontanarmi da tutte e due per un po' di tempo. Per capire con quale delle due io voglio veramente stare.
Alessandra, lo so che può sembrare una situazione di comodo o un modo per tenere il piede in due scarpe, ma non è così. Ti assicuro che non è questo. Dico davvero. Voglio essere onesto con me, per poterlo poi essere nei tuoi confronti. E con Marcella? Prima di tutto voglio esserlo con te, perché con te c'è tutta una storia. Che adesso sta finendo. Diciamo che si interrompe. E per quanto tempo? Per settimane, per mesi, per un paio d'anni? Finché sarò sicuro di voler passare il resto della mia vita con te. O di volermi dire addio per sempre. Insomma, Alessandra, allora cosa preferivi? Che non ti dicessi un bel niente? Che continuassi a vederti senza avere chiaro se voglio stare con te o con l'altra? Cosa preferivi, Alessandra? Che ti mentissi? No. No. Le bugie vengono sempre a galla, prima o poi. E a rimetterci è sempre quello che le ha dette. È solo che io non ero preparata a una simile notizia. Ho anche pensato che Maria mi avrebbe perdonata. E molto più in fretta. Io credevo che Marcella fosse solo un'avventura. E mi ha fatto male, ma ti ho perdonato. Ma ora devo capire tutto questo. Devo rendermi conto che mi stai dicendo addio. Ho tanto bisogno di te. Però non mi resta altra scelta che rispettare la tua decisione. Io ti amo più della mia vita. E quello che ora mi viene offerto è aspettare. Aspettare che un giorno tu mi dica ti amo. O che forse mi dica addio. Alessandra, non piangere più, ti prego. Non ti devi preoccupare. È che mi preoccupo perché sono responsabile di tutto ciò, ma allo stesso tempo non posso evitarlo. Adesso capisco perché in questi giorni non mi hai più chiamato maestrina. Che maestrina stupida. Ah, mio Dio, come siamo sciocchi in fondo tutti quanti. Crediamo sempre che siccome abbiamo avuto la fortuna di studiare, sappiamo capire meglio le cose. E tutta la mia intelligenza non è servita a rendermi conto che qualcosa tra noi era cambiato. Non mi è nemmeno servita ad accorgermi dei tuoi dubbi rispetto ai tuoi sentimenti. Per favore, smettila di piangere. Non lo faccio per commuoverti, ma non riesco a farne a meno, scusami. No, no, ci manca anche che tu mi chieda scusa adesso. Quello che fra noi due deve chiedere scusa sono io, perché ti sto facendo soffrire. Sì, ma con la verità. Alessandra, magari non ci fosse questa verità, né ora né mai. Ti giuro, maestrina, che avrei dato 10 anni della mia vita. Perché quella sera della festa, Monica non m'avesse dato quella maledetta foto. Oh, Franco. Quella foto con Adriano apparteneva al mio passato. Ma Marcella è nel tuo presente. È nel tuo presente, amore mio. Oh, perdonami. In questo momento non ho il diritto di chiamarti amore. Spero che tra poco te lo possa dire io, sapendo che è la verità. Io credo che ormai non me lo dirai più. Non correre, Alessandra. No, sono solo realista. Vedi, io non so se Marcella sarà una cosa importante nella tua vita, ma
Io credo che non tornerò mai più a occupare quel posto. Non precipitare le cose, ti prego. Ma no, Franco. Vedi, l'amore è come una pianta. Quando le foglie cominciano a marcire è perché la radice ha perso la forza. Vai via adesso, voglio stare da sola. Perché? Per continuare a piangere? No, per cercare di capire qualcosa che non posso capire. Sai, Franco, io passavo tutte le notti a pregare Dio che succedesse un miracolo, che Maria potesse capire e perdonare. Io chiedevo al Signore che Maria non ci separasse. Ed era Marcella che ci stava separando. Perché aspettare per vedere il mondo? Viaggia con Travel TV. Incontri ravvicinati con luoghi e persone, in itinerari davvero straordinari. Viaggi, natura, vacanze ed avventura. Su Travel TV. Giorno dopo giorno, i nutrienti di Multicentrum Uomo e Donna 50 più supportano la funzione cognitiva e psicologica. Mantieni la tua mente attiva con l'avanzare dell'età. Scegli le formule 50 più di Multicentrum. Non mi sono mai colorata a casa perché sono una pasticciona. Semplice da stendere. Wow! Mi sento molto più giovane, ci sono riuscita e ho ottenuto un ottimo risultato. Nuovo Good, da Garnier. Dovreste vedere la differenza tra una scarpa slip-on e la nuova Skechers Slip-ins a mani libere. Con le slip-on devo aiutarmi con le mani. Con le nuove Skechers Slip-ins le infilo e via. Il segreto è l'invisibile casa scarpa integrale. Così il mio piede scivola al suo posto. Solo da Skechers. Fanta! Lasciati andare alla frizzantezza più elettrizzante, alle bollicine più briose, al gusto più sorprendente. Lasciati andare all'istinto. Riscopri il gusto irresistibile di Fanta, italiana da sempre. It should cost a billion to look that good. Take it all off, or just a little if you like. It's pure. It should cost a billion to look this good. Oh yeah. But she make it look easy because she got it. Check my technique. All the pretty boys too. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. La sensibilità dentale porta spesso le persone a cambiare le proprie abitudini, come togliere il ghiaccio dalle bevande, ma non è necessario. Basta semplicemente usare i prodotti giusti. Sensodyne protegge dalla sensibilità dentale e regala una sensazione di freschezza. Io raccomando Sensodyne perché funziona. La vita è lo sport più bello che c'è. Ed Equilibrium è al tuo fianco con tutto il gusto e tutto l'equilibrio di cui hai bisogno. Equilibrium, insieme ogni giorno. Prodotto ufficiale delle nazionali italiane di pallavolo. Aia, la più grande cucina d'Italia. Quando non vedi l'ora di vivere la tua giornata e il mal di testa e la febbre ti bloccano, puoi provare Brufen analgesico con triplo effetto e azione rapida per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il tuo grande giorno. Brufen analgesico per rompere la barriera del dolore e della febbre. Puoi provare anche Brufen Lick in formulazione liquida. Il segreto per una pelle giovane? Il collagene. Non uno, ma cinque. Lift Active Collagen Specialist Crema con peptidi pro collagene per stimolare cinque tipi di collagene della pelle e correggere cinque segni dell'età. Dermatologicamente testato. Lift Active Collagen Specialist. Scopri il mese dell'entità Vichy a un prezzo speciale. Vichy, la salute passa anche dalla pelle. Dopo i 50 anni, capita di sentirsi stanchi. Una delle cause è la difficoltà ad assorbire la vitamina B12, ma con Betotal Advance B12 ne ristabilisce adeguati livelli per riattivare la tua energia e fare quello che ti piace. Betotal, l'energia che non pensavi di avere. Smetterò di vedere anche lei. Però è per lei che mi lasci. È per lei che mi dici basta. Ma non intendo lasciarti per sempre. Oggi. Per quanto riguarda domani, non lo sappiamo. Ora vai, Franco, per favore. Sì. Posso chiederti una cosa? Sì, certo. Non lasciare il tuo lavoro nell'impresa. So che ne hai bisogno.
Ma tu hai bisogno di non vedermi più? Sì, ma non voglio crearti anche questo tipo di problemi, Alessandra. E poi all'impresa ci va la signora Guzman. Già, ci va la signora Guzman. Sai, lei credeva che presto sarebbe diventata la signora Laragnaga. Lei credeva che... Voglio stare da sola, Franco, per favore. Sì, ora vado. Posso salutarti come se non fosse successo nulla? Per favore, non mi salutare come se mi stessi facendo un'elemosina. No. A una persona come te non farei mai un'elemosina. Perché sono troppo orgogliosa? Perché sei come sei, Alessandra. Perché so quanto vali. Per quel che sei stata per me. E per quello che potrai tornare ad essere in futuro. Per favore, non mi parlare del futuro. In questo momento mi fa soltanto una paura tremenda. Salutami come vuoi e lasciami sola. Arrivederci, maestrina. Questo è un addio, amore mio. Ti sento così mia in questo momento. Così mia, maestrina. E io mi sento così tu. Però l'amore non è... Non è soltanto un bacio o un abbraccio, è molto di più. L'amore è tutto. Perché non riesco ad essere certo del mio amore per te? E credi che proprio io possa risponderti? No, no, so che non puoi, so che non puoi. Ti giuro, Alessandra, che in certi momenti ho paura di impazzire. In questo momento io ho una paura folle di chiederti di abbracciarmi e di non lasciarmi mai più. Chiedimelo, per favore. No, no, amore mio. E perché? Oggi resteresti con me, ma domani ti ritroveresti ancora confuso. Va via. Domani verrai in ufficio? Non io. Verrà la signora Guzman. Da domani e fino a quando tu ne avrai bisogno, io sarò la signora Guzman. E tu per me sarai solo il signor Laragnaga. Siamo d'accordo? Sì, d'accordo. Ciao, maestrina. Ciao. Alunno. Ciao, maestrina. Ciao, maestrina. Ciao, maestrina. Ciao.
tesoro? Cosa senti, c'è? Posso entrare? Sì. Entra. Grazie. Hai mangiato, tesoro? No. Allora scendo e ti preparo qualcosa. No, no, non ho fame, mamma. Ma ti faccio qualcosa di leggero, se vuoi. Ma non ho voglia di mangiare nulla, mamma. Ho solo voglia di andare a letto e poi cercare di dormire, ecco. Beh, come vuoi, allora ti lascio. Grazie. Dormi bene. Oh, mi stavo quasi dimenticando. Ti ha chiamato la dottoressa. Marcella deve essere a casa che aspetta che tu la chiami. A domani. Ciao. Marcella deve essere a casa che aspetta che tu la chiami. Ma perché non chiama per dirmi come mai non è venuto? Sarà successo qualcosa? Posso disturbare a quest'ora.
No. No. No! No. Franco. No. Figlio, che cosa c'è? Tesoro, tesoro. Dimmi, amore, che cosa ti è successo? Hai fatto un brutto sogno. Lo sai, ho sentito che urlavi. Che cosa stavi sognando, amore? Era un sogno terribile, mamma. Oh, caro. Figlio mio, sono qui vicino a te. Mamma. Non tremare. Dimmi, racconta, che cosa hai sognato? Mamma, i sogni si avverano. Beh, a volte no, ma a volte sì, purtroppo. Pensa che quando io ho conosciuto tuo padre ho avuto un incubo che si è avverato, sfortunatamente. Ho sognato che quando gli dicevo che aspettavo un figlio, lui mi lasciava. E mi ha lasciata. Vi aspetto nella cucina di Mangiare con Gusto, un meraviglioso viaggio per scoprire le ricette delle cucine regionali, i prodotti di eccellenza italiana e le città dell'olio. In cucina con me tantissimi ospiti per parlare di salute, benessere, alimentazione, olio turismo e tanto altro. Mangiare con Gusto, si parla sempre di cibo buono e sano. Mangiare con Gusto, tutti i giorni alle 19.30 su Donna TV. Il segreto per una pelle giovane? Il collagene. Non uno, ma cinque. Lift Active Collagen Specialist Crema con peptidi pro collagene per stimolare cinque tipi di collagene della pelle e correggere cinque segni dell'età. Dermatologicamente testato. Lift Active Collagen Specialist. Scopri il mese dell'antietà Vichy a un prezzo speciale. Vichy, la salute passa anche dalla pelle. Zinil Alta Digeribilità è il latte che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. È buono, leggero e più digeribile per 9 consumatori su 10. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil Grassi Zero, Lattosio Zero. Leggero per davvero! Raccontando come vedi tu il mondo, troverai chi è pronto a cambiarlo con te. Fino al 2 ottobre hai 200 giga minuti illimitati a soli 7,90 euro al mese con attivazione e primo mese gratuiti. Anche con eSIM. Coop Voce. Libera la tua voce. E tu quanta fame hai? Hai fame? Ho famissima! Da Burger King non serve interrogarsi, ogni risposta è buona. Scarica l'app e gusta una promo a modo tuo fino al 29 settembre. Perfetta per quando hai fame e quando hai famissima. Solo da Burger King. Cereali ed allegria danno e stanno in sintonia. Pausa pranzo in compagnia. Cerealegre. Pronti e via. Anche a casa non dispiace, questo è il pranzo che ci piace. Cerealegre Bonduel. Per una pausa pranzo ricca di gusto. Bonduel, il mondo che ci piace. Prova anche Pasta Allegre, la nuovissima pausa pranzo a base di pasta ricca di verdure. Eleonora ha scelto di risparmiare con la nuova caldaia. E Sara controlla in modo smart. Così quando Lorenzo rientra trova un bel clima. E Beppe? Beppe ha reso la loro casa più sicura ed efficiente grazie ai servizi di assistenza guasti. Scegli ERA. Con l'acquisto della nuova caldaia hai in omaggio l'assistenza guasti per gli impianti acqua, luce o gas. Con le tue scelte e le nostre soluzioni è incredibile quello che possiamo fare insieme. Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo. Solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore. No me hables de ese amor. Tutto ciò che vuole è Shiba. Kellogg's Extra, la tua piccola extra gioia.
Naso chiuso a causa di virus e batteri. Per non rinunciare a stare bene con gli altri, puoi provare l'acqua di mare di Rinazina Acquamarina, con formulazione ipertonica. In un gesto tre azioni. Decongestiona, idrata la mucosa e aiuta a rimuovere virus e batteri. Rinazina Acquamarina. Avanti, è aperto. Come stai? Non mi hai detto che saresti venuto. Beh, esco e ti avviso da un telefono pubblico. Va bene. Non essere sciocco, Adriano. Guarda, non ci vado solo perché non ho gettoni. Come stai? Oggi sto bene. Finché sono arrivato io. Ma tu sei venuto con l'intenzione di litigare oggi? Sì. Allora vattene. Di, e se un giorno me ne andassi sul serio? Io non ti chiederò mai di andartene. Oh, meno male. Vedo che ora cominciamo a capirci. Senti, hai saputo qualche novità dalla dottoressa Rondeau? Sì. Dimmi allora. E cosa? Quando andrai all'istituto di riabilitazione. Cristina, non mi dirai di no, eh? Ci andrò. Benissimo, e quando? Ma, ascolta, Adriano, non farmi premura. Ci ho messo molto a decidermi, perciò ora non pretendere che lo faccia da un giorno all'altro. Ma hai già perso un sacco di tempo, Cristina. Sì, lo so, ma ti prometto che cercherò di recuperarlo. D'accordo? Ok. Ok, d'accordo. La sai una cosa? Quando sei arrivato ti stavo pensando. Ah, sì? E cosa pensavi di questa angoscia? Non sei affatto un'angoscia. Beh, però quando ti ho conosciuta e venivo a trovarti, mi accoglievi quasi abbaiando. Ora non più. Non te ne sei accorto. Sì. Ma raccontami, cosa stavi pensando? Che... pensavo che forse tu venivi a trovarmi per compassione come fanno tutti quanti. Senti, Cristina, non potresti eliminare quella parola? Sto tentando di eliminarla, però mi costa molto. Tu mi aiuterai a farmela dimenticare definitivamente. Sia ieri che oggi ho pensato molto a te. Sì, anch'io. Mi fa molto bene pensarti. Anche a me. Io credo che faccia bene a entrambi. Sto incominciando a credere di sì. Lo sai che mi chiede molto spesso tue notizie la dottoressa Rondeau? E per quale motivo? Pare che tu l'abbia molto interessata. Insomma, Cristina, per favore, non mi sfottere? No, te lo sto dicendo seriamente, non ti sto prendendo in giro. Pensa che la dottoressa ha perso un figlio che avrebbe la tua età adesso. Sai cosa mi ha detto? Che suo figlio aveva il tuo stesso colore di capelli e di occhi. La invidio. Ma che diavolo dici, Adriano? Perlomeno lei sa che suo figlio è morto. Io non so nemmeno chi siano i miei veri genitori. Non l'ho mai saputo. Non so neanche quale sia il mio vero cognome. Sono Montalvo, ma di adozione. Mi chiamo Adriano, come potrei chiamarmi Alberto, Alessandro o Annibale. Quando a volte mi chiedono come mi chiamo, mi viene voglia di dire: sono l'architetto NN. Sono qualcuno che può restare NN per tutta la vita.
Senti, Serafino. Si rivolge a me, dimmi, signora. Tu hai intenzione di vivere qui? Perché è da mezz'ora che stai sistemando quella roba. Oh, guardi che lei non è nessuno per controllarmi. Ehi, Serafino, non credere che io sia tanto tonta. Ah, lo so, sei fin troppo sveglia. Hai un marito e un amante. E te lo dico io, perché non ti muovi da qui? Perché c'è la dottoressa in camera di Maria. No, non l'ho nemmeno vista passare. Oh, figuriamoci, beh, che non ti veda parlare con lei, altrimenti ti spacco il mattarello. Sì, te lo spacchi in testa, lo so. Ti sbagli. Te lo spaccherò in quel posto che tu chiami il fondo della schiena. Oh, non me lo ricordare. No, veramente, mi dica la verità, come mi trova, eh? Certo, le dico la verità, la trovo abbastanza bene. Oh. Però per scrupolo voglio che in settimana faccia un altro elettrocardiogramma. Oh, ma a me sembra di essere tranquillissima. La dottoressa sono io, signora. Sono tranquilla e sono soprattutto contenta. Mi fa piacere. Si sieda, venga, si sieda che le racconto. Sì, d'accordo, ma solo un momento, perché devo visitare molti pazienti ancora. Comunque, penso che lei sappia perché sono contenta, vero? No. Sì che lo sa, dottoressa. Vede, da quando lei esce con mio figlio, io mi sento come... non so, come se fossi rinata. Francesco le ha parlato di me? Molto poco, così, tra le righe, però io so che vi vedete tutti i giorni. Quasi tutti i giorni. Lei gli vuol bene, Marcella. Senta, per favore, non mi guardi come se io fossi una semplice paziente. No, in questo momento vorrei che lei mi parlasse come se fossi una sua amica. O, se preferisce, come se fossi sua madre. Lo ama. Moltissimo. Sto molto bene insieme a suo figlio. È adorabile. È affettuoso. È proprio la persona che stavo aspettando da parecchio tempo. La soddisfa come risposta? Certo che mi soddisfa. E ne sono felicissima perché lei è la donna di cui ha bisogno il mio Franco. Bene. Anche lui le ha detto di amarla? Sì, a modo suo. Comunque, me lo ha detto. Fa fatica ad ammetterlo. Sa, certe volte ho la sensazione che abbia paura d'amare. Sì. Ha avuto una brutta esperienza con una ragazza che gli ha fatto molto male. Non glielo ha detto? No. Glielo domandi e lui le racconterà. Il passato di Francesco non mi interessa. Mi interessa suo figlio, a partire dal giorno in cui abbiamo iniziato a stare insieme. Bene, ora devo andare. E l'accompagno fino alla porta, vedi? No, no, non si disturbi. Allora mi chiami appena all'esito dell'esame. Sicuro. Senta, perché non viene a cena una di queste sere, eh? Dica a Francesco di invitarmi. Sarà la prima cosa che farò. Arrivederci. Arrivederci a presto, Marcella. Sta già andando via, dottoressa? Sì, perché? No, perché avrei piacere di parlare di alcune cosette con un essere così stupendo. Di quali cose? Vorrei parlare di lei, per l'appunto. Vorrei dirle che in vita mia non ho mai visto una donna bella come lei, di quei suoi incredibili occhi che mi ricordano il sole e del suo vitino di Vespa che farebbe morire di invidia ogni donna. E non parliamo delle gambe, perché ha delle gambe che... Si sta facendo tardi. Ma perbacco, è un peccato che lei vada via così in fretta, perché io gradirei continuare questo a conversare con lei. Questo mi pare sufficiente, nonnino. Nonnino, bellissima, però vabbè, qualche difetto doveva pure averlo. Già, nonnino, mi piacerebbe che ci incontrassimo, tu e io, sopra un'isola deserta. Eila, si può sapere che cosa ci fai qui? Niente, ero qui. Mi hanno chiamato nonnino. Chi, io? No, quell'altra. Ah, Elisa? No, la dottoressa. Oh, sì. Guarda. Mi hanno chiamato nonnino, sì. Beh, perché ti offendi? Infatti lei può essere tua nipote.
Nonnino. Se piangi perché non puoi vedere il sole, le lacrime non ti lasceranno vedere le stelle. Illusione d'amore. Laura è figlia di una ricca famiglia, ma quando il padre si ritrova sul lastrico, la costringe a tornare a casa per sposare Tony. I due cominciano a vivere insieme e lottano contro i genitori che li hanno costretti, ma le cose pian piano cambieranno. Illusione d'amore, tutti i giorni alle 18:30, su Donna TV. La sensibilità dentale porta spesso le persone a cambiare le proprie abitudini, come togliere il ghiaccio dalle bevande, ma non è necessario. Basta semplicemente usare i prodotti giusti. Sensodyne protegge dalla sensibilità dentale e regala una sensazione di freschezza. Io raccomando Sensodyne perché funziona. No me hables de ese amor. Tutto ciò che vuole è Shiba. Cereali ed allegria da noi stanno in sintonia. Pausa pranzo in compagnia. Cerealegre. Pronti e via. Anche a casa non dispiace, questo è il pranzo che ci piace. Cerealegre Bonduel. Per una pausa pranzo ricca di gusto. Bonduel, il mondo che ci piace. Prova anche Pasta Allegre, la nuovissima pausa pranzo a base di pasta ricca di verdure. Il segreto per una pelle giovane? Il collagene, non uno, ma cinque. Lift Active Collagen Specialist Crema, con peptidi pro collagene per stimolare cinque tipi di collagene della pelle e correggere cinque segni dell'età. Dermatologicamente testato. Lift Active Collagen Specialist. Scopri il mese dell'antietà Vichy a un prezzo speciale. Vichy, la salute passa anche dalla pelle. E tu quanta fame hai? Hai fame? Ho famissima! Da Burger King non serve interrogarsi, ogni risposta è buona. Scarica l'app e gusta una promo a modo tuo fino al 29 settembre. Perfetta per quando hai fame e quando hai famissima. Solo da Burger King. Naso chiuso a causa di virus e batteri. Per non rinunciare a stare bene con gli altri, puoi provare l'acqua di mare di Rinazina Acquamarina, con formulazione ipertonica. In un gesto tre azioni. Decongestiona, idrata la mucosa e aiuta a rimuovere virus e batteri. Rinazina Acquamarina. Raccontando come vedi tu il mondo, troverai chi è pronto a cambiarlo con te. Fino al 2 ottobre hai 200 giga minuti illimitati a soli 7,90€ al mese con attivazione e primo mese gratuiti. Anche con eSIM. Cop Voce. Libera la tua voce. It should cost a billion to look that good. Take it all off, or just a little, if you like, it's pure. It should cost a billion to look this good. Oh yeah. But she make it look easy, cause she got it. Check my technique. All the pretty boys too. The floor. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Nuova Y, da 20.900 euro o da 130 euro al mese con incentivi statali, anche sabato e domenica. Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore. Dopo i 50 anni, capita di sentirsi stanchi. Una delle cause è la difficoltà ad assorbire la vitamina B12, ma con Betotal Advance B12 ne ristabilisce adeguati livelli per riattivare la tua energia e fare quello che ti piace. Betotal, l'energia che non pensavi di avere.
Benvenuti ad una nuova puntata dell'Argonauta, un nuovo viaggio, una nuova esperienza con il mio amico e compagno di viaggio che tra poco vi presenterò, perché ci vorrebbe un intero viaggio per capire quante cose fa il nostro Gabriele Marconi. Comico, attore, drammatico, imitatore, ma anche cantante. Insomma, ce lo spiegherà lui. Ve lo vado subito a presentare, Gabriele Marconi. Grazie, eccoci grazie. Qua, grazie a te. Grazie, veramente. Sono molto contenta di averti salve qua. Salve a tutti, salve a quelli che ci stanno guardando. Poi salve a me piace in modo particolare perché insomma il salve mi ricorda tanto un personaggio che imitavo, che mettevo gli occhiali e facevo... Salve, sono Antonio Lubrano. Uno a caso, vero? Sì, e beh, vabbè, quindi salve, salve Duomo, come si dice. E invece dovremmo dire... Olà, che passa, insomma, qualcosa del genere in spagnolo, perché dove ci porti, caro Gabriele? A Barcellona. A Barcellona. Non è un bar, è una città molto importante. L'hanno voluta fare pure in Italia per dire quanto è importante. Hai capito? Un po' più assurdo. Cioè, vero? Abbiamo la copia, non so qual è la copia, sinceramente è l'originale. No, sto parlando di Barcellona. È spagnola, io di spagnolo so, appunto. Olé. E poi... aggiungiamo la S come tutti certo. Ecco la bellezza appunto vediamo una visuale un po' generale di quella che è Barcellona e che poi ci racconterai nei dettagli, perché tu sai che oggi sarai il mio Giasone, il mio Cicerone, non so in Spagna chi hanno, sarà il mio Gabriele Marconi che mi porterà a conoscere questa meraviglia. Certo. Come parte la voglia di andare a conoscere Barcellona? Ma in realtà io mi sono ritrovato a conoscere Barcellona, nel senso che ho fatto parte di una crociera per motivi di lavoro, facevo parte senso come attore, imitatore, come anche co-conduttore di questo concorso di bellezza, le finali si facevano sulla nave. Eh sì, dopo le vedremo in questa crociera, che cioè è partita da Genova e poi si è andato prima a Marsiglia, poi a Barcellona, poi ha proseguito a Valencia, a Tunisi e si è andati poi a Civitavecchia e sono tornato a Roma. Questo giro qua, in quei giorni lì, chiaramente hanno lasciato il segno, ma non è che dicevo non voglio andare lì perché non mi interessa Barcellona. Il segreto poi... Ecco, questo segreto... Il segreto qual è? Il segreto è quando tu sai che devi andare in un posto e documentarti prima, sapere dove devi andare, diciamo i monumenti, tutti questi posti qua. E io però non l'ho fatto. Ah, io pensavo, io l'ho fatto. No, non l'ho fatto. No, ecco, questa è proprio la dabbenaggine da parte mia, perché io dico, vabbè, lasciamoci guidare. E per fortuna avevo poi, tra l'altro, una guida nel caso di Barcellona, perché mi sono ritrovato a fare queste strade, soprattutto andare in queste zone di Barcellona non da solo. Eravamo addirittura in quattro. Okay. Eravamo da solo vado io. E c'era da fare questo giro. Eravamo due uomini e due donne, ma il motivo insomma vabbè. No, ma non c'era niente di era per far condicio, no? In realtà era lui un agente sai, di spettacolo, insomma, della regione Liguria, se non sbaglio, e queste due che erano pure, tra l'altro, concorrenti, io facevo il giurato, quindi era una situazione pure... Vabbè, sei stato imparziale, dai. A proposito, sono queste due tue... Loro due, e stavamo qui davanti alla Sagrada Famiglia. Mi fa piacere quando si parla del sacro, no? La sagra, se facciamo una bella sagra... Senti, io onore, oggi c'ho vari personaggi in uno, quindi... Sì, che hai provato davanti alla Sagrada Famiglia? Niente, sapevo che era... sai, la mancanza di emozione da parte mia, mi piaceva il posto, perché così alto, mi pare che fosse il monumento più alto... Sapevo che era, mi fa morire... No, mi sono ritrovato lì, ma mi ci hanno portato... Guarda qua quanto è bello. Però ti è piaciuto, dai. Più che altro quanto è alto, dice, però era bello effettivamente. Anche la struttura, insomma. La struttura particolare. E io insomma, poi ero, per carità, non che fossi interessato più alle donne, alle ragazze. Nessuno lo sta pensando. No, ero. Così. Così, stai a Barcellona, che fai? Non vedi i monumenti. Non vedi più belli. Il bello di Barcellona? Andiamo a vedere anche le altre, perché è stato eccoci qua, vedi? Quella se non sbaglio eri sulla Rambla. La Rambla. Che non capivo, la Rambla, ma è famosa. Avevo sentito parlare della Rambla, ma è questa è tipo sono dei viali tipo via del corso, lunghi, un po' più largo, diciamo.
C'erano questi alberi pure. Però è molto si vivace. Va dalla piazza, da una piazza, adesso non mi ricordo il nome, fino al porto. Eccole qua, ecco, vedi la meraviglia. Io sono stata anche a Barcellona, è vero, sì, sono queste strade larghissime in cui trovi di tutto e di più, dai souvenir, e poi sfoci, insomma, quello che poi tu hai visto, anche la piazza dove c'è il monumento. Ecco, quello è il monumento di Cristoforo Colombo. Naturalmente sono fatto pure foto perché sotto Cristoforo Colombo, un italiano, poi, no, avevo incontrato un italiano, dico, cioè, sotto la Cristoforo Colombo, dico. E lì mi sembrava di salpare per l'America quasi, perché eravamo arrivati. In realtà queste foto erano alla fine del viaggio, poco prima di tornare sulla nave, ma ci sono dei posti difficili anche da descrivere, a parte che io molte cose veramente non le sapevo. Tra l'altro anche la cucina, se non era per questo Eugenio, lui si chiama Eugenio questo, che mi guidasse un po', dicevo, andiamo alla casa di Guadì. Come si chiama? Gaudì. Antoni Gaudì, che poi è quell'artista che poi, dove hai fatto anche tu le foto, Park Güell, insomma. Gaudì, e chi? In casa Batlló. Sì, ma io dicevo, ecco questa casa che ho visto dentro, effettivamente, particolare, però non sapevo chi fosse. Io non volevo fare la parte troppo dell'ignorante, pensavo sarà un pittore, una cosa. Beh, era un architetto, è l'architetto principale di Barcellona. Ho detto, vabbè, allora questo. Quindi eri a Park Güell, quindi è un parco meraviglioso questo qua. Aveva fatto tutto lui, cioè andava come spostava, questa che ha fatto. Gaudì. Questa era. Queste erano le cento colonne di questo. Ma che vi raccontava questa guida? Questa guida cosa vi diceva delle peculiarità? Era un agente, però sapeva più cose di me. E per me era come se fosse una E come guida. Te l'ha descritta questa? Oh, tu hai visto le stesse cose un po' dell'Italia, il calore che hanno gli spagnoli che magari. Sì. Ma anche la cucina. Ci ha portato in questo posto qua, non mi ricordo che abbiamo mangiato, ma era tutto. Che ha mangiato la paella? Sicuramente la paella c'era. C'era un però po' non di riso, un po' di crostacei. Sì, chiaramente la paella. E quindi qualcosina. Però forse sarà stata la prima volta che l'ho assaggiata, perché poi in seguito dici, ma no, non è così male. E quindi, ecco queste. Sembra quasi un paese dei balocchi. Brava, vero? Esatto. Anzi, questa sensazione. Forse quella casa la sensazione è quella. Di zucchero. Ecco, guarda. Sembrava certo, una maschera. Però a fotografo fantastico, No, si fa tutti selfie da solo. Fatto quasi, cioè erano quasi tutti selfie, chiaramente. Che poi non sapevo nemmeno che si chiamassero selfie. Io sai, li chiamavo autoscatti. Li io chiamavo. Lo stesso, saremmo un po' antichi, non lo so, però. Poi dopo, insomma, hanno un altro. Da quando si chiamano selfie hanno un altro valore. Anche un'altra inquadratura, no? Che selfie deve essere così. Questa è la meraviglia, sì. Sì, guarda. Ma questi, guarda che passo balconi questi, guarda, dicevo, questo. Ci vivresti a Barcellona per quel poco che tu hai visto? Io ho degli amici che cioè sono andati da Roma, si sono trasferiti a Barcellona e ci vivono bene. E devo dire che sì, ci vivrei, anche se è difficile per un romano scostarsi, diciamo, allontanarsi troppo. Sì, ti allontani perché tu sei comunque, ti senti sempre romano che va a conquistare altre, però poi devi tornare a Roma, no? Però Barcellona sì, beh, dai, la Spagna è bella, ci sono, vabbè, poi sta messa bene, ecco, poi vince qua nella cattedrale, un sacco comunque. Di trofei nel calcio pure la Spagna, quindi è molto quelli un po'. E questa è la cattedrale di Barcellona, vedi che sei preparato, e l'ho saputo dopo, però. Non lo sapevo, in questo momento stavo da solo, quindi non c'era nessuno che mi dicesse, dico, beh, bello perché sto momento, perché ti hanno lasciato da solo, succedono queste cose in viaggio, ci siamo, cioè uno va un po' più avanti, va più indietro, poi c'eravamo tu solo solo nel finale del diciamo nel momento finale, sì, ero. Ci allontanavamo, poi ci riavvicinavamo. Però l'obiettivo era quello di arrivare alla nave entro una certa ora, perché poi dopo sulla nave. Ci sono anche vari mercatini in cui comunque puoi trovare di tutto. Questo nella bogheria, dove tutta la parte è un po' più gotica, no? Perché anche questa, dove ci sono tutte queste prelibatezze in cui puoi gustare, poi c'è tutta la vita anche notturna. Ci sono andato, perché in Spagna... se sapevo che c'era sto posto. Io mi ricordo, ho preso la metropolitana anche, nella parte iniziale.
Come sta? Come sono le metropolitane là? Non era caotica, o meglio, parlo di della metro, poi non mi ricordo la ressa enorme. Non era come qui in Italia che stavamo tutti così, diciamo, tipo sardine. Per carità, c'è da dire che poi se ci fosse stata pure la ressa non era un problema, perché non c'era il problema, no, che c'è della distanza, di stare a distanza, no? Comunque gente simpatica, la simpatia, ecco, e la simpatia? Non è che io ci parlassi molto, perché insomma molto di... Vabbè, ma noi italiani insomma ci facciamo intendere, sì, no? Sì, beh, un po', sai, lo spagnolo e l'italiano non sono così distanti, riesci a farti capire. E tra poco ci farai capire tante altre cose, perché io voglio far uscire tutta questa vena comica, insomma ci parlerà in un certo modo di Barcellona. Troveremo Gabriele Marconi, troveremo qualche altro personaggio. Chi lo sa, sicuramente saremo qua dopo la pubblicità. A tra poco.